ISS si muove sul campo elettrostatico della Terra piatta? Oggi desidero sottolineare che ci mentono su tutto, tutti, e l'elenco sarebbe lunghissimo. Qualcuno chiede, ma perché mentono? Non è che mentono, è che siamo stati programmati da chi ci ha preceduto, che a sua volta ci ha trasmesso i suoi credo come verità. Semplicemente attraverso il fantastico indice alfabetico, ad esempio, trovate due video interessanti dal titolo «La storia è una menzogna, noi siamo stati strutturati» di Max Segal. Sono anche dell'idea che ci abbiano sottratto tante conoscenze che altri prima della nostra era hanno usato, come si può vedere benissimo attraverso la meravigliosa playlist «Storia perduta della Terra piana». Se solo gli astrofili si degnassero di comprendere che è la volta celeste che gira e puntassero i telescopi per misurare la Terra, sarebbe un bel passo avanti, come suggerito nel video «Usate il telescopio per guardare la Terra, non le luci del cielo». Comunque, oltre a mentire, celano conoscenze che potrebbero rendere la vita migliore. Immagini come questa della ISS che passa davanti alla Luna le avrete viste diverse volte, ma non vi siete mai fermati un attimo a ragionare? Già il fatto di scattare delle immagini del genere fatte in meno di un secondo significa avere un programma che lavora al secondo e conoscere esattamente la posizione Luna e percorso ISS, ma come si fa a vedere una sagoma del genere che si trova a 400 km dalla Terra? La ISS è molto più grande di un aereo che passa davanti alla Luna. Un grosso aereo come l'Antonov AN-225 Meria, se lo vediamo in un campo da baseball, è lungo 85 metri, mentre la larghezza, che è la misura più grande della ISS, è di 108 metri, sempre paragonata ad un campo da baseball. Avete mai osservato dal finestrino di un aereo un campo da baseball? Sì, certo, non c'è il teleobiettivo, ma è molto più piccolo da lassù. Ma questa è veramente una foto che ha scattato un oggetto largo 108 metri da 400 km? Ovvio che può essere solo un fake. Osserviamo un evento dal vivo della ISS mentre passa sopra la Terra. E qualcuno scatta una foto del genere. Ma l'evento dal vivo della ISS non sembra assolutamente più alta di un pallone meteo. E sappiamo che molti satelliti vengono lanciati dai palloni meteo. Ho trovato questo brevetto degli Stati Uniti. Trovate sempre il link nella descrizione del video. Navicella spaziale triangolare che ha dei sistemi di propulsione di veicoli spaziali non convenzionali. Un veicolo spaziale dotato di uno scafo triangolare con cariche elettrostatiche verticali su ciascun angolo, le quali producono un campo elettrico orizzontale parallelo ai lati dello scafo. Questo campo, interagendo con un'onda piana emessa dalle antenne poste sulla fiancata dello scafo, genera una forza per volume che combina portanza e propulsione. Ho trovato anche questo documento dove si afferma che una propulsione elettrica viene usata per i satelliti. Link nella descrizione. Sono anni che su questo canale si parla di levitazione magnetica. Da indice alfabetico aprite il video sotto la voce levitazione magnetica. E anche adesso trovate parecchio materiale su YouTube, come questo altro video. Siete al corrente di come funziona l'alimentazione con l'elettricità atmosferica? Sempre attraverso l'indice alfabetico scoprite che l'atmosfera ha un potenziale elettrico che aumenta di 100 volt per ogni metro. Non è che tutto questo funziona perché è la ragione che quello che abbiamo appena visto cerchi l'equilibrio col suolo? Ma vediamo anche questo fra le cose che stupiscono e potrebbe fornire ulteriori ricerche sul magnetismo, non sulla gravità. Sapevate che l'ossigeno liquido è in realtà magnetico? Un momento, se l'ossigeno liquido è magnetico e l'ossigeno ghiacciato crea un meraviglioso ghiaccio blu come il cielo. Trovate sempre ghiaccio celeste su indice alfabetico. Non potrebbe essere che l'ossigeno liquido in qualche modo interagisce con queste orbite elettrostatiche grazie al campo elettromagnetico? Questo non lo so e non posso saperlo. Ho trovato anche questo toroide fatto di rame e pietra
che sostiene una collana d'oro sopra di esso, lo mantiene in orbita. Avete mai visto le orbite dell'ISS sopra la Terra piana? Questi sono i percorsi che fa. Si tratta di un campo toroidale. Non lo so, ma non c'è nulla che funziona sulla narrativa obbligatoria dell'indottrinamento scolastico a cui i giovani devono sottostare per un terzo della loro vita senza alcuna libertà di scelta. Studiate la Terra piana e scoprite la verità, perché la verità vi libera dal male. Sta a voi la scelta, non gli altri. Dino.